Certamente Piazza Armerina, con il suo affascinante patrimonio architettonico barocco, ha fornito uno scenario ideale per questa seconda edizione del Baroque Festival. Il connubio tra l'arte musicale e l'architettura barocca ha creato l'atmosfera suggestiva in grado di trasportare il pubblico in un viaggio temporale ed emozionale. Anche questa edizione del festival ha contribuito così a promuovere il turismo culturale, attirando visitatori ed appassionati di musica, come pure curiosi, desiderosi di scoprire le meraviglie della città. Ma quest'anno il festival ideato dall'assessore Ettore Messina ha dedicato una particolare attenzione alla figura della donna, un tema che ha permeato l'intera manifestazione. Gli spettacoli e i concerti organizzati hanno celebrato il talento e la forza di protagoniste che meritano di essere raccontate e ricordate. Il Baroque Festival quest'anno si tinge di rosa, per cui l'attenzione non si concentrerà soltanto sulla valorizzazione dei luoghi del barocco tramite la musica, ma ci sarà una forte attenzione sulla figura della donna a 360 gradi, in ogni sua sfaccettatura. Quindi, da direttrice artistica, ho scelto degli spettacoli che mettessero al centro le storie delle donne. Il progetto intitolato Le Signore del Rock, presentato sabato 31 maggio in Piazza Cattedrale, ha visto un'orchestra tutta al femminile esibirsi in una selezione di brani iconici della musica rock, per un viaggio emozionale e visivo capace di coinvolgere ed appassionare il pubblico. La direzione di Alessandra Pipitone e gli arrangiamenti del maestro Giuseppe Vaccaro hanno celebrato la musica senza confini di genere, invitando gli spettatori a scoprire e ad apprezzare il talento delle donne che rendono possibile questa magica fusione di stili musicali. Ciao, sono Alessandra Pipitone, sono la direttrice della Women Orchestra. Stasera siamo qua a Piazza Armerina, è stato un successo straordinario. Insomma, seguiteci per le prossime. Successivamente, sempre sabato 31 maggio, nella stessa piazza, si è esibita Dolce Nera. I brani proposti dall'artista hanno affrontato tematiche di forte impatto sociale e culturale, offrendo un'esperienza unica e coinvolgente. La sua performance ha aggiunto un ulteriore strato di profondità al festival, dimostrando come la musica possa essere un potente mezzo di riflessione e di espressione delle problematiche contemporanee. Perché questa è una città molto viva, oggi ho potuto anche dal punto di vista culturale e artistico, ho potuto anche visitare la Villa Romana del Casale, che è veramente un'opera spaziale, cioè incredibile, piena di energia. E la stessa energia ho sentito in questa città. Per cui vi do un abbraccio e vi auguro tante manifestazioni di questo tipo, piene di cultura ed arte, perché è un momento storico in cui ne abbiamo fortemente bisogno. Un bacio. Ma il Baroque Festival ha proposto un programma variegato e coinvolgente che ha animato Piazza Armerina anche con altre esibizioni sin dal pomeriggio. Grazie all'impegno delle associazioni locali sono stati proposti a pubblico eventi che hanno contribuito a creare un'atmosfera festosa e partecipativa, valorizzando ulteriormente il patrimonio culturale della città e rendendo il festival un appuntamento davvero imperdibile sia per residenti che per visitatori. L'associazione Musaica di Piazza Armerina dà inizio alla seconda edizione del Baroque Festival con le claretta, quindi aperitivo con le claretta, stasera i piazzeschi alle 11 dopo il concertone in cattedrale, domani jam session live spirit sempre alle 11 e poi ci vedremo per la chiusura del Baroque giorno 2 direttamente in Piazza Falcone Borsellino con tutti i motociclisti, i trapper e un sacco di altre novità.